Pulsar Termion 2 LRF XL50 è il cannocchiale di vertice della gamma Pulsar per l'uso venatorio, ma vediamolo in dettaglio. Pulsar nel corso della sua storia ha continuamente ridefinito il design dei dispositivi optronici che utilizziamo per la caccia e il tiro. Il Termion XL50 ne è un perfetto esempio. L'impostazione da cannocchiale diurno classico rende l'ergonomia di questo strumento assolutamente perfetta per l'uso venatorio. E anche se la linea risulta un pochino appesantita da il modulo LRF montato sopra la campana dell'obiettivo che rende il tutto un po' sgraziato, questo purtroppo è un compromesso che le prestazioni, le capacità e soprattutto le caratteristiche tecniche del dispositivo giustificano ampiamente. Felice, ma allo stesso tempo è uno dei momenti ideali per provare un cannocchiale termico come questo e per vedere dove con questa temperatura e questo tempo è possibile spingere le prestazioni dell'incredibile sensore termico del Termion 2 XL50. La risoluzione del sensore dell'XL50 è di 1024x768, è una risoluzione HD, ma anche la risoluzione del microdisplay nell'oculare è di 1024x768. Questo si traduce in un rapporto 1 a 1, pixel per pixel, della risoluzione e definizione sia del sensore che del microdisplay all'ingrandimento nativo di 1,75x. Ovviamente, man mano che noi facciamo l'ingrandimento digitale, lo zoom digitale dell'immagine, che in questo modello arriva a 14x, la definizione tende a scendere. A 14x, che è l'ingrandimento massimo, noi avremo un rapporto molto più piccolo, andiamo a ingrandire una porzione molto piccola in realtà del sensore, quindi la qualità visiva scenderà, ma non di molto, come potete vedere dal video che abbiamo ripreso tramite il registratore digitale incorporato. L'app Stream Vision 2 non consente solamente di comandare completamente il dispositivo termico e tutti i dispositivi della Pulsar, di registrare le immagini, di visualizzare quello che viene visualizzato all'interno dell'oculare, di aggiornare il firmware, cosa che abbiamo fatto alla versione 3.3 con questo Termion 2 XL50, ma consente anche di gestire tramite la app balistica tutti i profili e di uploadare tali profili all'interno del cannocchiale in maniera da avere il connubio ideale fra arma e munizione utilizzata ed eventualmente, se questa non dovesse essere già presente nel vasto catalogo di munizioni commerciali che troviamo all'interno della app, ci permette con la velocità, il coefficiente balistico e gli altri dati balistici classici che usiamo in qualsiasi app balistica di poter creare dei profili nostri specializzati specifici per l'arma che stiamo usando. La mia valutazione del Termion 2 LRF XL50 non può essere che positiva, ma non per le prestazioni indubbiamente elevatissime del sensore e soprattutto dal punto di vista della risoluzione, perché dal punto di vista della sensibilità è leggermente inferiore del modello da 640 e 480, ma no, per quanto riguarda soprattutto le prestazioni di calcolo balistico interno e della capacità di misurare la distanza e di calcolare la caduta balistica del proiettile e di presentarla sul reticolo sotto forma di una X. E della quantità veramente notevole di munizionamento commerciale di profili balistici e della possibilità di crearne di nuovi,
che ci permettono veramente di creare un connubio arma, munizione, calibro, cannocchiale davvero eccelso. Il costo chiaramente molto elevato e la qualità si paga, le prestazioni in questo caso ci sono. Va considerato anche che il costo di un cannocchiale diurno con calcolatore balistico integrato è comunque molto elevato e di questa qualità. E alla fine è un prodotto che mi sento di suggerire assolutamente, soprattutto alla luce di quello che il software di supporto totalmente gratuito che è possibile utilizzare con il proprio smart device permette di fare. Continuate a seguire All4Shooters e All4Hunters.com. Alla prossima.